Oggi voglio proporti un viaggio in Thailandia. Il mezzo di trasporto? Si chiama Tom Yam ed è una zuppa, uno dei piatti più famosi della cucina thailandese. Se hai intenzione di andarci sul serio, in vacanza, per lavoro o per cambiare vita, non perderti il link nella descrizione del video. Troverai una scheda informativa, come trovare lavoro in Thailandia e 3 interviste di chi ha avuto la voglia e la forza di cambiare vita, in collaborazione con Voglio Vivere Così. Ricetta della zuppa thailandese Tom Yam Vegan per 6-8 persone. Taglia a pezzetti sottili una carota, una cipolla, uno spicchio d'aglio, 100 g di fagiolini, 50 g di verza cappuccio e una zucchina. Prendi un wok, versa un filo d'olio e aggiungi tutte le verdure. Fai rosolare e aggiungi un po' di curry, cumino e paprika. Sbuccia e taglia a pezzetti un po' di zenzero. Aggiungilo agli altri ingredienti. Aggiungi 200 g di lenticchie rosse e qualche alga kombu. Quindi versa acqua bollente fino a coprire uniformemente gli ingredienti. Appena addensata la zuppa, aggiungi una confezione di latte di cocco da 200 ml e regola di sale. Il latte di cocco lo trovi nei negozi biologici, ma puoi usare il cocco fresco grattugiato, sarà decisamente meglio. Copri con il coperchio, abbassa la fiamma e fai bollire per 15-20 minuti. Poco prima della fine della cottura aggiungi altri 200 g di latte di cocco. Spegni il fuoco e guarnisci con dei semi di sesamo, prezzemolo, andrebbe il coriandolo ma non si trova sempre, e un filo d'olio. È un piatto eccezionale, con un connubio inaspettato ma bilanciato, di 4 sapori, aspro, dolce, salato e amaro. Ottimo per impressionare i tuoi amici a cena. Successone garantito! Ricordati di guardare nella descrizione del video per leggere le storie di chi ha lasciato tutto e ha cambiato vita in Thailandia.